europea è sempre più presente nella vita di noi cittadini, ma chi comanda davvero nell'Unione? Sentiamo sempre più spesso fare questa domanda: chi comanda in Europa? È chiaro che se fosse tutto più semplice, più democratico e più trasparente, probabilmente non sentiremmo chiederci chi prende le decisioni qua dentro, a Bruxelles. Io posso rispondere: chi vorrei che comandasse in Europa? Dove vorrei che venissero prese le decisioni in Europa? E beh, penso che non ci può essere che una sola risposta: il Parlamento. Il Parlamento che è l'unico organo eletto dai cittadini. Il Parlamento che è la sede delle decisioni per ogni democrazia europea. Invece troppo spesso qui noi vediamo che a prevalere è più l'interesse dei singoli stati membri e non l'interesse dei cittadini europei, quando invece solo un'Europa forte oggi è in grado di dare risposte alle sfide del nostro tempo. Adesso c'è un anniversario importante, che è quello dei trattati, l'anniversario dei trattati di Roma, quindi dei trattati istitutivi dell'Unione Europea. Noi dobbiamo cogliere quell'occasione per capire quello che abbiamo fatto fino ad oggi e soprattutto per decidere cosa vogliamo fare nel futuro. Io penso che oggi ci voglia un'Europa più vicina ai cittadini e meno disponibile a stare ai riveti e ai controvetti degli stati nazionali. Come giustamente ha detto l'onorevole Bonafè, sarebbe bene che il Parlamento, che è l'unica istituzione europea direttamente eletta dai cittadini, contasse di più, avesse più peso nelle decisioni. Ma chi conta in Europa? In Europa a governare l'Unione Europea sono, oltre al Parlamento, il Consiglio Europeo, che è composto dai governi dei Paesi membri, e la Commissione Europea. La Commissione Europea è quella che propone le leggi. I governi danno delle indicazioni di massima, la Commissione propone poi la legislazione, che viene adottata in una concertazione tra Commissione, Parlamento e di nuovo i governi. È inevitabile che i paesi più grandi contino di più. Insomma, come in un Parlamento nazionale, come in un governo nazionale, chi ha più forza conta di più. Non che i piccoli siano completamente esclusi, hanno anche loro i loro spazi, però è inevitabile che chi conta di più, chi è più ricco, chi ha più popolazione, abbia più peso. Questo succede sia a livello di governi e anche a livello di Parlamento, dove i paesi più grandi hanno più parlamentari e dove spesso i parlamentari rappresentano i partiti che sono al governo. In questo momento la Germania è tra socialisti e popolari della grande coalizione e ha un'enorme rappresentanza in Parlamento, ad esempio. In questo momento, diciamo, le tre istituzioni lavorano insieme, ma i paesi più grandi inevitabilmente hanno un peso maggiore rispetto agli